Eccoci qui, cari amici, care amiche che seguite puntualmente tutti i giorni la nostra rubrica, Canale 2C, ben ritrovati. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere in studio un gradito ospite che ritorna dopo qualche mese. Io la chiamo sempre la preside Bianca. No, no, può stare anche senza Posso stare mascherina, senza maschera? Ok. perché siamo a distanza, anche Di se sicurezza. oramai non ci sono più quelle misure restrittive, però abbiamo ancora rispetto, diciamo, degli ospiti, teniamo le distanze. Giusto. Anzi, facciamo trasmissione con un solo ospite in studio per Proprio. evitare, diciamo, Giusto. problemi, però anche se la situazione è più leggera, ma con lei parleremo di un evento interessantissimo che si svolgerà questo fine settimana, sabato prossimo, 14 maggio, ad Altamura. Ne parliamo proprio con lei. Intanto, Subito. benvenuta. Grazie e bentrovati a te, se ti posso dare del tu, e Ci mancherebbe. a tutti i telespettatori. Dunque, sabato inauguriamo la seconda fase di un grosso progetto che la nostra associazione ha fatto per i 200 anni dalla morte di Napoleone. Tutti sanno che Napoleone morì il 5 maggio 1821, perché Manzoni con quella bellissima Una poesia poesia storica. l'abbiamo imparata tutti a scuola, ricordiamo, eccetera. Ed erano preparate manifestazioni in tutto il mondo, non solo in Francia, in Italia, ma dappertutto, pensate in Canada, in Australia, tutti. Insomma, gli ammiratori di Napoleone ci sono dappertutto. E poi il Covid ha bloccato tutto. Voi pensate che a Parigi dovevano fare una sfilata enorme di tutti gli evocatori napoleonici sotto l'Arco di Trionfo? Non si potette fare perché c'era. E quindi tutto è stato ridotto. Ho rinviato. Noi siamo riusciti a fare di questo grosso progetto solo 3 puntate nel 2022, novembre-dicembre. Allora, qual è il senso di questo nostro progetto? 2022, no, 21 volevo dire, 21, 20, scusate. E l'eredità di Napoleone, cioè noi quando abbiamo deciso nel nostro direttivo, nella nostra assemblea, cosa fare per i 200 anni, non vogliamo ricordare sempre la figura di Napoleone, la sua vita, le sue. No, vogliamo ricordare ciò che è rimasto di Napoleone. Dove? In Italia, in Germania, in Europa, nel mondo, ma anche nelle arti, nella cultura, nel diritto. E così abbiamo fatto un programma, pensate, di 9 appuntamenti. I primi 3 li abbiamo fatti, ripeto, alla fine del 2021. Abbiamo cominciato con l'arte più moderna, il cinema. Dice che c'è Napoleone? Il cinema non c'era all'epoca di Napoleone, no. Ma quando è nato il cinema, uno dei più grandi registi del cinema muto ha fatto quel che si dice un filmone sulla vita di Napoleone, che si chiama, lui, il regista si chiama Belganges, il film si chiama Napoleone. E abbiamo proiettato e commentato questo film per vedere come Napoleone ha inciso subito sull'arte nuova che era l'arte del cinema. Poi ne abbiamo fatto uno sul diritto. Il diritto è importantissimo perché il codice napoleonico ha veramente stravolto la società classista e aristocratica del passato. Come ricordavo poco fa, sotto l'albero della libertà, con Napoleone quel principio che a noi sembra banale diventa fondamentale, cioè la legge è uguale per tutti. Mentre prima non c'era la legge uguale per tutti, c'era una legge diversa per ogni categoria sociale, per i nobili, per i borghesi, per il clero, eccetera, eccetera. Pensate, perfino la morte era diversa. Se uno veniva condannato a morte, non era la stessa morte. Se era aristocratico, gli tagliavano la testa. Se era borghese, lo afforcavano. Se era popolano, anche la morte distingueva le categorie sociali. E invece, col codice napoleonico, il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, proprio scaturita dal principio di uguaglianza della Rivoluzione francese, è diventata legge per tutti. In tutti i tribunali del mondo si legge la legge uguale per tutti. Quindi è venuto un grosso giurista dell'Università di Bari, Tarantino Sorvinci, e ci ha spiegato queste cose e ci ha narrato della nostra corte d'appello, perché i napoleonici, sia Giuseppe Napoleone sia Gioacchino Murat, ci hanno dato quella famosa corte d'appello che stava Palazzo Viti in via già corte d'appello. E questo, poi il terzo è stato più frivolo, diciamo. Abbiamo parlato della moda napoleonica, famoso stile impero, no? Con la vita sotto il seno, eccetera, eccetera. E poi è scoppiata di nuovo, l'hai chiusura, la pandemia, ci siamo fermati. E adesso riprendiamo. E a voi non vi ferma nessuno. No, Appena c'è uno spiraglio via, il club federiciano, devo riconoscere, siete veramente non ci tremendi. fermiamo mai. Devo dire, siamo un bel gruppo affiatato, per cui no, collaboriamo, facciamo, si riesce, perché insieme si fanno le cose, da solo si riesce a fare niente. E quindi, per esempio, durante la pandemia siamo riusciti a realizzare lo spettacolo di Mercadante, che è stato difficilissimo, però l'abbiamo fatto, meno di quello che pensavamo, però siamo riusciti a farlo. Adesso Napoleone. I prossimi appuntamenti che cominciano appunto sabato 14 nella sala consiliare del comune e parleremo di un argomento curioso. Quando io e altri hanno visitato il Quirinale, che è il palazzo del nostro Presidente della Repubblica,
ci siamo sorpresi a trovare l'ala napoleonica. Cioè, che c'entra Napoleone col Quirinale? Il Quirinale era dei papi, poi è diventato re d'Italia e poi dei presidenti. Che c'entra Napoleone? E allora abbiamo voluto approfondire questo fatto. Quindi verrà niente di meno che un consigliere del Presidente della Repubblica, dottor Lucchetti, che ci parlerà appunto dell'ala napoleonica. Cioè, che c'entra Napoleone con questo rifacimento del Quirinale? Perché lui voleva fare di Roma la seconda capitale del suo impero. La prima era Parigi, la seconda doveva essere Roma. Tant'è vero che quando gli nacque finalmente un figlio, lo nominò re di Roma. Quindi dette ordini, fece fare grandi opere a Roma, prima di tutto il Quirinale, fece cambiare le sale, fece fare a modo suo, secondo il suo stile. Poi purtroppo la sua stella cadde, lui fu sconfitto e non se ne parlò più. Però sono rimaste le opere sue, e di queste parleremo sabato col dottor Lucchetti, che viene da Roma. Invece in giugno avremo due appuntamenti, uno sui due re italiani. Chi sono i due re nati italiani? Pochi ricordano che Napoleone è stato re d'Italia, è stato il primo re d'Italia dell'età moderna. Va bene? Non è vero che è stato Vittorio Emanuele II di Savoia, no, è stato Napoleone Bonaparte, che si coronò a Milano con la corona ferrea, che era quella antica dei Longobardi, e disse la famosa frase: Dio me l'ha data e guai a chi me la toglie. E questo fu a Milano, e lui fu re d'Italia. Mentre a Napoli mandò suo cognato, Gioacchino Murat, re di Napoli. Allora faremo questo confronto fra il re d'Italia di Milano, Napoleone, e il re di Napoli, Gioacchino Murat, a Napoli. E siccome faremo un dibattito fra me e il presidente nazionale del Sovvenire Napoleonien, io lo posso anticipare, mi sfizierò un poco a dire gli errori di Napoleone, perché di Napoleone tutti parlano bene, le cose grandi e belle che ha fatto. È giusto. Ed è giusto. Invece io dirò almeno gli errori che ha fatto nei confronti del sud, nei confronti di Napoli, perché lui considerava il regno di Napoli un suo feudo. Invece il cognato si era tanto appassionato a questo regno meraviglioso di Napoli che voleva fare il re veramente, quindi voleva fare il bene del popolo napoletano, del quale Napoleone non ne fregava niente. E qui c'era questo contrasto fra l'imperatore e suo cognato re di Napoli, e parleremo di questo. Poi avremo, ecco, siccome siamo internazionali, verrà uno studioso dalla Germania, da Passau, e ci parlerà del regno di Vestfalia. Praticamente Napoleone divise, quando diventò padrone dell'Europa, divise tanti regni che detta ai suoi familiari. Uno di questi, il regno di Germania, la Vestfalia, il cuore della Germania, l'ha detta a Gerolamo Bonaparte, suo fratello minore. Durò poco questo regno perché poi, come abbiamo detto, Napoleone fu sconfitto a Waterloo. Però verrà questo storico a dirci, ecco, che cosa resta? Cioè, pensate che questo Gerolamo Bonaparte, re di Vestfalia, abolì la schiavitù. In pieno 800 in Germania c'era ancora la schiavitù. Quindi uno che l'ha abolita è uno che ha fatto una cosa buona, diciamo, è uno che va ricordato. Insieme a queste tante altre cose. E ci parlerà di questo lo storico Johannes Georg Brichta, che viene dalla Germania. In luglio abbiamo altri due appuntamenti. Uno è eccezionale, perché sarà corredato con una mostra di oggetti che vengono dai collezionisti. Cioè il culto di Napoleone, sia nell'Ottocento, ma ancora nel Novecento e ancora oggi, si è manifestato con la passione del collezionismo. Cioè la gente raccoglie oggetti cimeli legati a Napoleone, alla sua famiglia, alla sua epoca. E ce ne sono tanti in tutto il mondo. Il più grande in Francia, è un grande miliardario, il padrone di tutte le televisioni e i giornali francesi, un patito di Napoleone, ha una collezione splendida. Noi invece siamo in contatto con un collezionista di Firenze, si chiama Domenico Lentini, ci verrà a parlare del collezionismo come fenomeno di cultura, di passione, cioè, ma ci porterà dei pezzi della sua rara collezione. E devo ringraziare la gioielleria Dorante che ci ha dato i suoi spazi per esporre questi oggetti. Quindi farete anche una mostra. Sì. Mostra. Faremo la conferenza nel portone dei due falchi, il B&B. Di fronte, lì, esatto. Quell'altro è molto benissimo. Bello. Lo faremo apposta. Per il restivo si presta benissimo, bene. In luglio, proprio per questo motivo, perché una volta fatta la conferenza, capito, ci spostiamo di fronte e vedremo questi oggetti. Cosa saranno? Non lo sappiamo ancora perché lui sta selezionando, però tabacchiere, monete, oggetti di gioielleria, diciamo, da esporre nelle vetrine. E questo sarà il 9 luglio. Invece poi, più tardi, avremo il famoso 5 maggio, non possiamo dimenticare Manzoni, e quindi una nostra socia, una professoressa di lettere del liceo classico, che si chiama Anna Maria Lo Iudice, ci parlerà non solo di Manzoni il 5 maggio, ma anche, diciamo, di quello che fu i letterati italiani, come presero, come vissero il napoleonismo, chi a favore, chi contrario. Basti pensare a Foscolo, che prima si entusiasmò e poi dopo lo rinnegò quando Napoleone cedette Venezia di nuovo all'Austria.
e quindi la letteratura italiana. Chiuderemo con una chicca. Voi sapete cos'è Villa Medici a Roma? È una villa meravigliosa, con un giardino stupendo, opere d'arte, ed è la sede dell'Accademia di Francia. C'è questa istituzione culturale che è voluta nel 600 al Re Sole, pensate, per cui i francesi, i letterati, i pittori, gli artisti, facevano centro lì e spesso dalla Francia venivano a Roma a imparare dai nostri maestri, mi spiego, l'Accademia di Francia. C'è un episodio per cui, adesso è l'Accademia di Francia, ma allora no, ai tempi di Napoleone si innamorò di questo edificio meraviglioso e disse: questo lo voglio io. L'edificio era privato, però il Papa che comandava a Roma era il Papa che comandava, siccome lui fu in contrasto col Papa, insomma praticamente con un trucco di cui poi ci parleranno, tolse questa villa al Papa e se la appropriò lui la Francia, e allora diventò l'Accademia di Francia. Quindi ancora oggi a Villa Medici l'Accademia di Francia, grazie a questo scippo che Napoleone fece al Papa. Beh, insomma, che ha portato via anche altra roba dall'Italia. Beh, qua non la portò via, la fece francese, però sì. È rimasto un centro di eccellenza, mi spiego. No. Eh sì, portava il bottino di guerra, lo portava. Ma le guerre sono, alla fin fine, guardando la storia, alla fine c'è sempre chi porta via un bottino, esatto, dalle guerre. Un bottino. Il bottino peggiore sono quel che stanno facendo, che hanno fatto nel passato i russi, stanno facendo, sono i bambini. Quando il vincitore si prende i bambini di una nazione e se li porta al paese suo. Dico quello che faceva lo zar, senza alludere a quel che stanno facendo oggi. Lo zar, quando conquistava, per esempio, la Polonia, strappava le madri, i neonati, chi da appena nati, creature, e se li portava in Russia, negli orfanotrofi. Li faceva crescere nella loro religione, nel culto dello zar. Cioè. Esatto. Poi li mandava nelle accademie militari. Quindi questi poveri bambini, derubati dalla loro terra, dalla loro famiglia, diventavano i più fedeli servitori dello zar. E poi magari andavano a combattere proprio contro la loro terra. La chiamavano la russificazione. Quindi questi poveri bambini imparavano a parlare il russo, la religione ortodossa, il culto dello zar, eccetera. Questo è il bottino peggiore che un vincitore possa fare, oltre agli stupri alle donne. Poi c'è il bollettino dell'arte, il bottino dell'arte. Le cose più belle, uno se le prende e se le porta al paese suo. E così faceva Napoleone. Però devo dire anche questo, quando lui è stato re d'Italia, a Milano, lui era innamorato di Brera. Come sapete, Brera è il cuore dell'arte a Milano, no? Museo, c'è la sua statua al centro, il Napoleone pacificatore. E fece questo grande palazzo, cioè, e voleva fare di Brera il Louvre italiano, quindi voleva raccogliere lì tutte le opere migliori per fare il grande museo italiano. E diciamo la verità che Milano deve dire grazie a Napoleone, perché prima di Napoleone Milano era una città come tutte le altre. Le città importanti del nord erano Torino, che era la capitale del regno dei Savoia, e Venezia, la grande repubblica veneziana. Milano era una città commerciale. Invece quando Napoleone è andato, ha messo la sua reggia, ha fatto Brera, ha fatto un sacco di cose, ha fatto, Milano è diventata quello che è diventata poi, la vera capitale economica d'Italia. Quindi l'Italia deve molto a Napoleone. Nonostante, diciamo, gli scippi del bottino, deve molto l'Italia a Napoleone. Sì, però dobbiamo riconoscere che quello che ha scippato Napoleone non certo l'ha buttato, anzi, l'ha valorizzato. Dato il valore, non solo riferendoci all'Italia, ma anche per esempio riferendoci a quelle scoperte archeologiche dell'Egitto. L'Egitto l'ha inventato lui, diciamo. Nel senso, diciamo che l'Egitto ce l'eravamo tutti dimenticato. Ma chi ne sapeva niente? Di suoi studiosi, lui portò navi intere cariche di archeologi, di pittori, di disegnatori, di studiosi che si misero a studiare l'Egitto. Ed è nata l'egittologia proprio come scienza. Sono passati due secoli, siamo ancora a scoprire tante cose. È vero, non si finisce quindi, mai. Comunque, ecco, dobbiamo riconoscere che i grandi uomini, nel bene o nel male, dividono sempre. Sì. C'è chi è contrario inizialmente, stavi parlando di Foscolo prima, poi c'è chi magari dopo condivide, o viceversa. Viceversa, sì. Purtroppo perché è così. Suscitano grandi passioni. I grandi uomini che prendono delle decisioni forti purtroppo sì, dividono. Ma quelli che interessano in questo progetto è vedere come quelle decisioni forti hanno avuto un seguito ancora oggi. Questo è importante, certo. Che uno lasci il segno nella storia, perché se uno passa, fa grandi cose e poi tutto finisce. Invece quando restano nelle istituzioni, nella cultura, nel costume, allora veramente questo era un grande, era un genio. Beh, insomma, considerando che Napoleone non è che è stato lì
tantissimi anni, no, il percorso della sua vita solamente. Sì, 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 effettivamente. Sì, no. Però ecco, ha messo delle pietre molto importanti, molto importanti, quello che è anche il diritto. Insomma, mentre i romani sono stati tanti secoli, quindi hanno avuto più tempo per consolidare. Esatto, questo è vero. Sì, sì, sì. E lui si ispirava all'antica Roma. L'antica Roma. Si pettinava come i romani. Si chiamava Augusto, si faceva rappresentare l'antico romano. Proprio la statua che sta a Brera e anche altre, rappresentate come le statue antiche, nudo con la come si dice, il mantello, mi spiego, in mano la pace e cos'è, la giustizia, mi pare che c'ha. Come si rappresentavano le statue di imperatori romani, praticamente. Insomma, il mito di Roma non muore mai. No, vabbè, Roma sì, infatti. È immortale, insomma. Ma, no, per questo, insomma, mi davi conferma adesso dicendo che Napoleone voleva fare proprio di Roma la seconda capitale d'Europa. Ma perciò è bello che cominciamo proprio con Roma sabato, dopodomani, sabato 14. Perché Roma noi magari la boicottiamo un po', noi italiani, ma ce la invidiano in tutto ma il mondo. Ma noi boicottiamo tutti. Noi boicottiamo anche, che so, il portone antico del vicino di casa. Sì, sì, sì. Poi vengono i forestieri, sì, ma avete un portone bellissimo, un portale con lo stemma. Sì, sì, sì. Per dire, noi critichiamo. Noi siamo autolesionisti, cioè ci parliamo male addosso. Ma forse addosso. L'incoscienza e l'inconsapevolezza del valore di quello che abbiamo ha fatto sì che le cose, diciamo, siano andate comunque avanti. Perché poi noi italiani alla fine parliamo solamente, non facciamo mai niente, però, insomma, non siamo estremi al punto tale da demolire le cose. Ma siamo creativi, siamo fantasiosi, abbiamo tante qualità, anche diciamo la verità. Il difetto è che parliamo sempre mal di noi stessi, io di te, tu di me, quello di quello, quello di quello, quello di quello. Invece no, quando vengono gli stranieri, come hai detto tu, che rimangono incantati a vedere una cosa. Ti faccio un esempio, c'era al museo di Bari, alla Galleria Gia Quinto, una statua di una Madonna in ginocchio così, di pietra. Mettiamo lì in un angolo, mezza rotta, mezza non restaurata, eccetera. Arriva uno studioso tedesco e si visita il museo. Arriva e dice: guarda, questa statua che sta, ripeto, buttata in un angolo, rimane incantato. Dice che è rimasto un quarto d'ora. E quello che l'accompagnava dice: ma questo perché non parla, perché non dice niente? Boh, c'è tu. Quando finalmente si svegliò da questa estasi artistica, disse: questo è un capolavoro. Cioè avete una... E cominciò a descrivere la bellezza di questa statua. Allora se ne è accorso gli storici dell'arte di Bari, i baresi, la fece restaurare e mo l'hanno messa. Ed era la statua di un presepe, i famosi, come quello nostro, sì. Un presepe di, mi pare che era Paolo da Cassano, di uno degli scultori del Cinquecento. Era una statua erratica, nel senso che il presepe è stato rotto, era rimasta la statua. Damlo museo e rimase là. Quando quello disse che questo è un capolavoro, allora tutti quanti si svegliarono. Qui ci voleva lo straniero per far apprezzare all'italiano, al barese, un'opera d'arte importante come questa Madonna di Paolo da Cassano. Beh, vabbè, quindi diciamo è certamente un incontro da seguire. Ribadiamo, sabato 14 maggio alle 18 nella sala consiliare. 18:30. Vabbè, Altamura sappiamo come funziona. Sì. E no, anche perché il sabato, sai, ci sono i custodi che a una certa ora, i custodi del comune, devono smontare, quindi ci hanno pregato di farlo un pochino più anticipo. Ma noi sappiamo che lei sei un poco presto. Comunque, venite, sarete ben graditi, ben salutati. E penso che vi abbevererete a questo sapere. Beh, è importante scoprire anche questa storia del Quirinale, sì. Questa ala napoleonica, e sì. Per capire quanto di suo c'è anche all'interno, sì, del Quirinale. Sì, sì, c'è ancora. Io non l'ho mai visitato il Quirinale, quindi ti consiglio di andare. Sono come una spugna in questo caso, apprendo tutto quello che mi dici. Sì, ci ha detto il relatore che il presidente Mattarella ha fatto realizzare da un grande regista, dal suo storico dell'arte, proprio un filmato che c'è su Google, che la visita del Quirinale, però tutti particolari, quindi con la telecamera, preso le volte, gli angoli, che è bellissimo. E quindi lui prenderà spunto da quello per poi focalizzare sull'ala napoleonica. Ecco. Va quindi bene. Buon divertimento a tutti, allora. Vi aspetto. Va bene, in bocca al lupo per tutte le attività che grazie. Avete messo in piedi per questo 2022. Una cosa vorrei aggiungere, sì. I patrocini e i gemellaggi. Noi siamo una piccola associazione locale, però siamo aperti molto agli scambi, ai gemellaggi, ai patrocini. Abbiamo diversi gemellaggi con varie istituzioni. Non so, appunto, col Souvenir Napoleonien, che è la più grande associazione di ricordo napoleonico che esiste a Parigi e che ha diramazioni in tutto il mondo, con Einstaufen di Jesi per Federico II, ma abbiamo una serie di... In questa occasione abbiamo il patrocinio del nostro comune, della città di Altamura, il Souvenir Napoleonien, come ho detto, e il Sir Optimist International Club. Questa è una nuova acquisizione, perché quando le amiche, sapete, il Sir Optimist è un'antica istituzione di donne, mi pare nata in America, ma molto vecchia,
Quando hanno letto questo programma sono rimasti così entusiastici, vogliamo collaborare. Va bene, noi siamo aperti alle collaborazioni. Quindi verranno anche loro, per cui abbiamo messo anche il loro logo sul manifesto, e faremo, diciamo, questa convergenza di persone, di istituzioni, di associazioni, per la crescita di tutti, la crescita culturale, morale di tutti. E una cosa vorrei dire ancora ai bambini e ai ragazzi delle scuole. Nelle scuole si deve studiare Napoleone come tutti i periodi storici, ma non è che si dia molta importanza. Allora, quello che io chiedo ai ragazzi e ai loro insegnanti, quando parlate dell'età Napoleone, non parlate solo delle battaglie. È vero che ne ha fatte tante, le ha vinte, cioè, ma non è importante tanto la vittoria, il successo militare, quanto il successo civile, cioè le cose che lui ha fatte che sono rimaste, ecco l'eredità. Certo. Quindi invito tutti i docenti, dalla scuola elementare al liceo, al superiore, a parlare di ciò che è rimasto di Napoleone nei nostri paesi, nella nostra vita. Benissimo, io direi che con questa frase possiamo concludere l'appuntamento di oggi. Grazie a Bianca Tragni, presidente del Club Federiciano di Altamura. Grazie a voi, grazie a voi. E sabato, quindi l'incontro è aperto a tutti, ovviamente. Sì, 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 sì. Al comune, nella sala consiliare. Finché c'è spazio, insomma, si può fare. Sì. Ma adesso, come hai detto tu, le misure sono un po' contenute, esatto, quindi ci si può mettere. Bene. È tutto anche per oggi, amici che avete seguito Canale 2 C'è. Vi diamo appuntamento come sempre tutti i giorni alla solita ora, e subito dopo di me è già pronto Emanuele Giordano con la sua rubrica Chicchi di Chi. Alla prossima.